Il Conte di Montecristo. Nell'epoca che ha accompagnato la mia adolescenza, l'avvento della televisione in qualità di strumento rivoluzionario ha avuto un ruolo fondamentale. Provenienti da una grigia scatola parlante, si materializzavano in casa individui che, automaticamente, entravano a far parte della quotidianità. Immagini in bianco e nero, quindi non reali, che per far nostre occorreva tingere ognuno a proprio modo con i colori dell'anima. Attori, cantanti, ballerini, presentatori, il maestro Manzi di Non è mai troppo tardi, il mago Zurlì, Mike Buongiorno, ma anche D'Artagnan e Scaramouche catturavano la mia attenzione uomini diversi dai volti familiari con i quali confrontarmi. Però ce n'era uno in particolare che suscitava in me una sconosciuta frenesia, un rimescolamento di mente e cuore che nulla aveva a che vedere con l'amore puro che provavo per il mio papà. Era Andrea Giordana, il giovane attore interprete dello sceneggiato a puntate dal titolo Il Conte di Montecristo. Assistevo stregata alla visione del mio primo romanzo a immagini denso di mistero, passione e avventura. Posso addebitare a quelle prime pulsioni la tendenza a non tener conto della realtà che tuttora mi accompagna? Sta di fatto che mi infatuai perdutamente di quell'uomo invincibile e coraggioso e del giovane attore che lo interpretava. Edmond Dantès, eroe ottocentesco d'appendice, per la prima volta dopo 100 anni dalla sua creazione, usciva dall'involucro delle parole confezionate per lui da Alexandre Dumas e assumeva un volto. Era bello, alto, aveva grandi occhi verdi con ciglia lunghissime, il portamento elegante, la voce magnifica e ben impostata. Ancora oggi, dopo aver visto gli altri film tratti dal romanzo, Terribile, una versione con un improbabile e imparruccato Richard Chamberlain, accettabile, quella affidata a Gérard Depardieu, ma solo per l'ottimo Bertuccio di Sergio Rubini, per me il Conte di Montecristo rimarrà sempre e solo Andrea Giordana. Dumas aveva creato un eroe formidabile, una specie di giustiziere che tornava dall'aldilà per vendicare soprusi e ingiustizie subite. La mia anima bambina aveva bisogno di mentori e andava a cercarli nelle storie. Ero una bambina e non sapevo nulla di filosofia e psicologia, ma quell'acquario parlante entrato da poco in casa era una calamita e io una pepita di ferro grezzo ancora da plasmare al crogiolo della mia sete di conoscenza. Danglars, Villefort, Caderousse, ne appuntavo su un quaderno i nomi nel timore di dimenticarli a fine puntata. Sentivo già l'esigenza di trafficare con le parole, ricostruire sceneggiature, entrare nella storia, stilare un mio personale copione con i personaggi e gli attori. La notte mi districavo, agitata da trame arruffate di romanzi impossibili, storie ingarbugliati come tele di ragno che scrivevo in versione onirica e che svanivano, con mio disappunto, alle prime luci del mattino. Ma sognavo anche lui, Andrea Giordana, nell'atto salvifico che lo vedeva uscire di prigione e raggiungere la sua Mercedes per coronare quel sogno d'amore infranto da una tragica fatalità. Rinchiuso in una fortezza, l'impenetrabile Château d'If, dal quale mai nessun prigioniero era uscito vivo, Edmond Dantès ebbe l'avventura di incontrare l'abate Faria in una delle più belle puntate dello sceneggiato. Commozione pura la sua rocambolesca evasione, pathos che mi seguì per giorni infilandosi tra un problema di geometria e una ricerca sui fenici. Edmond, che isolato dal mondo, sepolto vivo in una cella umida e maleodorante, credeva di impazzire per il dolore e per la rabbia incredibile, furiosa, scatenata dall'ignorare il motivo della sua condanna. Il suo patire trascinava me in una sequenza di fatti coinvolgenti,
il classico feuilleton che mi faceva volare dalla sedia e conduceva la mia immaginazione, impossessandosene, i luoghi mai pensati finora. Marsiglia, la Francia, l'isola di Montecristo, entità geografiche che studiavo sull'Atlante. Puntini sconosciuti, cerchiati nella carta geografica che a scuola gli insegnanti pretendevano si conoscesse a menadito, mentre io, dal tenore di vita che conducevo, viaggiavo solo a bordo delle parole. Con creature cartacee di ogni foggia e dimensione, comunque, avevo iniziato ad approcciarmi presto. La mia famiglia viveva immersa in un universo di carta stampata in tutte le declinazioni. Mio fratello ed io c'eravamo proprio nati tra giornali e libri. Un habitat condensato in una specie di suc bibliotipografico che dominava imperioso il nostro modesto appartamento. Papà, appassionato studioso d'arte, assetato di sapere, filologo a sua insaputa, aveva bisogno, per condurre una vita quantomeno sopportabile, di contornarsi di cataste di parole. Centinaia di migliaia di caratteri di stampa danzavano per lui e si moltiplicavano sotto i nostri occhi, appropriandosi con disinvolta prepotenza di ogni cantuccio libero, ogni spazio, parete, pavimento, tavolo o superficie disponibile. Ma tutte queste parole, per prendere vita, avevano bisogno di movimento, di un tappeto volante a bordo del quale varcare nuovi confini. E l'acquario parlante a transistor, intorno al quale ci si riuniva la sera, poteva fare al caso mio. Nonna Maria, 6 mesi l'anno, era ospite a casa nostra e a fine giornata, dopo aver cucito, ricamato e lavorato all'uncinetto senza un attimo di tregua, stremata e con gli occhi in fiamme, andava a coricarsi, non prima di aver riposto i suoi occhiali da vista sul mobile della sala da pranzo. Grazie a quel provvidenziale passepartout che inforcavo al buio, di nascosto, riuscivo ad attribuire nitidi contorni alle immagini che tanto mi facevano sognare. Ero miope, ma nessuno in casa se n'era accorto, né tantomeno trovavo il coraggio di confessarlo. Non persi una puntata del Conte di Montecristo. Edificai cattedrali di sogni, traversai ponti emozionali, percorsi, viottoli di suggestioni e per lungo tempo ritagliai da qualche rotocalco che circolava in casa le immagini del giovane attore promettente, dalla voce calda e impostata, che tanto faceva palpitare il mio cuore. Gli dedicai 3 quadernoni di rassegna stampa e ne restai invasata a lungo. Prove d'autore per quegli amori a senso unico che tanto mi accompagnarono in un'adolescenza solitaria e angosciosa, senza libertà, leggerezza e divertimenti. Quando, per non morire dentro, in attesa dell'amore salvifico, con la A maiuscola, non rimaneva che infatuarsi di attori, protagonisti di romanzi e cantanti, eroi di celluloide, carta e vinile, lontani e irraggiungibili.